con noi il presidente del Perugia, Massimiliano Santopadre, e uno dei tifosi più accaniti del Grifo, Nicola. Io lo chiamo Nicolino, scusate, ma io lo conosco per Nicolino. Allora, presidente, come sta andando questa serata? Se vuole le lascio il microfono. Sì, perché comunque adesso credo di prenderlo per circa 40 minuti, perché credo che non possano bastare per questo personaggio che ho a fianco. Questo è l'emblema di questo Perugia, è comunque una persona che ha un grande cuore, e il cuore significa amare la propria squadra. Io spero di apprendere qualcosa da questa persona, perché comunque questo è l'emblema del calcio. Ecco, Nicola. Posso dire una cosa? Santopadre è una persona importantissima per il futuro di Perugia, per la città di Perugia, perché può rilanciare la città, l'economia a Perugia, perché riporterà Perugia in alto, non dico Serie A, però può portare ancora più in alto, e lui può fare veramente grande questa città. Ma io... Guardate, adesso Nicola ha preso un argomento che a me mi piace molto affrontare, perché comunque, a prescindere da quello che io rappresento in questo momento, cioè il presidente di una squadra di calcio, io sono comunque un imprenditore che è un produttore di abbigliamento. E prendendo spunto dalle parole di Nicola, voglio raccontare un aneddoto. Un giorno prendo il taxi per andare in centro, parlando con il tassista, ovviamente mi ha riconosciuto, e anzi lo ringrazio, e mi ha fatto i complimenti per la squadra, per il Perugia. Poi alla fine di questo discorso mi ha detto una cosa essenziale: dice, presidente, mi raccomando, noi le vogliamo bene sia a lei che a Gianni. Lo sa perché? Perché comunque quando il Perugia vince io faccio 10 corse in più, e questo per me è un messaggio fondamentale, perché io credo che questa squadra, quest'amore, questo cuore faccia e riesca a muovere un qualcosa di importante alla città, all'Umbria stessa. Io non mi fermerei alla città, e quando questo lo riesce a fare una squadra, io credo che sia fondamentale essere uniti, perché quando il Perugia vince non è soltanto aver preso 3 punti che sono fondamentali. Quando il Perugia vince significa far sorridere una regione, e noi vogliamo fare questo, perché quando la gente sorride magari riesce anche in un momento di difficoltà a spendere qualche euro in più, e oggi io credo che sia fondamentale. Per questo dico, accompagniamo questi ragazzi, accompagniamoli alla vittoria, accompagniamoli a farci sentire più felici, perché oggi c'è bisogno, in un momento difficile, di essere felici. Queste parole sono state importanti, perché veramente noi ragazzi giovani dobbiamo avere un futuro. Questa nuova generazione non c'ha un futuro, perché anche questi politici umbri e nazionali non danno un futuro alla nuova generazione. Va bene, però io adesso mi fermerei qua. Noi dobbiamo vincere, 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 perché comunque porterà tanti sorrisi, e comunque questo è quello che ci importa, questa è la cosa fondamentale. Presidente, per chiudere, un augurio a tutti i tifosi del Perugia. Sì, con grandissimo affetto, a prescindere da questa serata che comunque è stata per me un riconoscimento, ma che comunque già vivevo da parecchio tempo, e ringrazio, faccio gli auguri di buone feste, spero che la nostra squadra ce le possa far passare con un sorriso in più, perché credo che sia fondamentale. Grazie, buon Natale a tutti i tifosi del Perugia e non, perché poi alla fine comunque siamo tutti italiani. Giampiero Clemente, come sta procedendo? Ma abbastanza bene, stiamo passando una serata piacevolissima con i nostri tifosi, quindi sinceramente siamo molto contenti, e speriamo che questa serata possa portare, dopo la vittoria di domenica, una svolta sostanziale al nostro campionato. Un periodo un po' difficile ha avuto il Perugia, gli ultimi risultati invece sembra che stanno dando ragione ai presidenti, alla società. E tu come ti stai trovando in questo momento in squadra? Ma io mi trovo bene, come mi sono sempre trovato bene. È normale che in questi mesi di chiacchiere e di stupidaggini veramente ne ho sentite di tutte e di più,
Io dico soltanto che io sono un calciatore del Perugia, con i miei compagni sto bene, soffro se perdiamo e gioisco se vinciamo a prescindere da quando metti la maglia titolare. Ci sono state un sacco di invenzioni, ci tengo a smentirle totalmente visto che non parliamo da un bel po' di tempo. Questo è un gruppo solido, un gruppo che sta cercando di lavorare, sta cercando di andare avanti a prescindere da chi vada in campo. Poi è normale che uno vorrebbe sempre giocare, ma purtroppo non è così. Da questo farlo passare per altri tipi di stupidaggini veramente create in maniera veramente incredibile, colgo questa piccola occasione che mi dai per smentirla. Questo è un gruppo che sta lavorando, ha vissuto un momento difficile e speriamo che sia un momento che ci siamo messi alle spalle, perché il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso, quello di fare un campionato di vertice. Anche la nostra speranza è di rivederti presto in campo. Sì, no, ma quello, ripeto, con il lavoro, con il sacrificio, quello sicuramente avverrà. Non penso ci siano difficoltà o pregiudizi o cose studiate a tavolino per tenere Clemente fuori. Tutte queste, ripeto, sono state chiacchiere messe in giro ad arte non so da chi. Qui c'è un gruppo solido, un gruppo unito che si muove verso un obiettivo. La mia speranza è di poter tornare presto a fare gol, a giocare e a dare il mio contributo. Ma se così non fosse, sicuramente continuerò a dare il contributo che ho sempre dato fuori dal campo. Con il disturbatore Adriano Russo, lo chiamo disturbatore, c'è un motivo, perché era venuto proprio poco fa per disturbarci mentre stavamo intervistando Clemente e adesso invece intervistiamo lui. Allora Adriano, ti stai divertendo? Abbastanza, penso che si veda che si stanno divertendo un po' tutti. Senti, questa serata dedicata a voi come lo scorso anno, tu c'eri anche l'anno scorso, del resto come il capitano che abbiamo intervistato poco fa, come ti senti stasera rispetto anche allo scorso anno? Guarda, quello che è rimasto è il clima di festa, quindi è quello che conta, è riunire giocatori con tifosi in una maniera così sciolta e disinvolta senza problemi. Senti, all'inizio del campionato ti abbiamo visto un po' meno in campo, poi sei tornato proprio tu, Adriano, l'Adriano che conoscevamo. Ma io c'ero sempre, poi diciamo bisogna aspettare il momento giusto, è arrivato e speriamo che continui. Alla grande quindi? Sì. Qual è l'augurio che fai ai tuoi tifosi? Io l'auguro che posso fare i tifosi e di fare il meglio possibile che questa squadra può fare. Questa squadra ha grossa potenzialità, quindi gli obiettivi non ne voglio parlare, guardiamo partita per partita. Luca Caccioli, abbiamo appena sentito il presidente Massimiliano Santopadre che ha speso parole per te molto belle, insomma, oltre chiaramente al capitano Clemente, ha parlato di te come una persona importante, un quasi capitano. Sono contento delle belle parole del presidente, fanno piacere essere un capezzale al campo. Una delle colonne portanti di questo Perugia, il Perugia della rinascita, anche detto, visto che tu ci sei insomma da quando il Perugia è rinato, quest'anno è il terzo anno quindi che vedi un po' questa festa del centro coordinamento, come ti trovi, quali sono le differenze rispetto agli altri anni, se c'è qualcosa di diverso? È sempre stata così, una bellissima festa, si sta molto bene, speriamo di farle ancora in futuro. Senti, che cosa diciamo ai nostri tifosi, ai tifosi del Perugia per questo proseguire il campionato? Insomma, abbiamo fatto due buonissime partite sia in Coppa che contro il Prato. Insomma, la strada intrapresa credo che sia quella giusta, speriamo di continuare così, ecco, soprattutto in queste due partite prima della sosta dobbiamo fare risultati positivi assolutamente. Marco Moscati, con il cappello di Fabinho ti vedo stasera, come mai? Sì, perché io sono italiano ma dentro sono un po' americano, un po' la Fabinho, l'ho rubato il cappello prima. Spirito brasiliano allora? Sì, allegria, spirito allegro, ci vuole allegria insomma. Scherzi a parte, come sta andando la serata? Bene, molto bene, c'è grande affetto da parte dei tifosi e bisogna cercare di ripagarli in tutti i modi. Questo bel clima vi aiuta anche per il resto di questo campionato che dovete affrontare? Sì, assolutamente sì. Poi è fondamentale comunque per noi, ma per tutti in generale, passare un buon Natale, un Natale tranquillo. Per cui dipende molto da queste due partite. Senti, fai un augurio a tutti i tifosi del Perugia. Sì, tanti auguri a tutti da me e dal Perugia Calcio e buone feste, seguiteci sempre. Allora,
ora con Fabio Lebran e Matteo Politano. Come sta andando questa serata? Uno per uno magari, ragazzi? Sì, no, una serata divertente, diciamo così. I tifosi sono calorosi, come sapevamo già, e ci stiamo divertendo. È che noi tra un po' andiamo a riposarci, a dormire. Dovete andare a dormire, eh? Eh sì, noi oggi abbiamo fatto doppio allenamento ed era anche abbastanza faticoso e siamo un po' stanchi. Senti, invece per te Matteo, visto che è anche il primo anno, anche per te come del resto per Fabio che state qua a Perugia, come trovate l'accoglienza di questi tifosi del Perugia? No, molto bella l'accoglienza dei tifosi, sono fantastici e anche stasera siamo stati molto bene, speriamo di farne altro. Grazie anche ai tuoi bei gol che ci regali ogni domenica, speriamo che il tifo aumenterà sempre di più, no? Vabbè, speriamo di sì. Beh, e invece Fabio naturalmente in difesa che deve coprire bene tutta il reparto arretrato per non farli entrare, giusto? Esatto, sono riuscito, a volte ci riesco bene, a volte un po' meno bene, ecco, cerca sempre di fare il massimo. E quindi fate un augurio ai tifosi del Perugia? Beh, auguro un buon Natale, sereno, con le proprie famiglie, come faremo noi. Sì, auguro un buon Natale a tutti quanti e un felice anno nuovo. C'è il disturbatore numero 2. Romano, adesso lo intervistiamo. E adesso con Di Tacchio, allora come sta andando questa serata? Ma sta andando abbastanza bene, è un piacere stare qui con i tifosi del Perugia. E niente, speriamo di passare un buon Natale in famiglia. Senti, è il primo anno che sei a Perugia, come trovi i tifosi del Grifo? Ma è un pubblico molto caloroso che ci spinge domenica per domenica e noi cerchiamo di ripagarli sul campo. Senti, per questo prosegue del campionato, visto che insomma nelle ultime gare è andata bene, pensi che la strada è cambiata, il vento è cambiato, insomma mi sembra che sta andando un po' meglio, tu cosa dici? Ma io dico che noi ci stiamo allenando al massimo e i risultati si sono visti in queste due partite, sia con Lecce che con il Viareggio. Niente, ora andiamo a Prato, cerchiamo di portare a casa i 3 punti. Senti, facciamo un augurio ai tifosi del Perugia, dai. Un augurio ai tifosi del Perugia. Un augurio di cuore a tutti i tifosi del Perugia, da Francesco Di Tacchio e Romano Dozzi, forse. Perugia, eccolo. 12 ottobre. È arrivato anche Romano, come avevo anticipato. Buonasera. Allora, Romano, non sei un volto nuovo, diciamo, qua a Perugia, dai, dallo scorso anno già ti conosciamo bene. Allora, come sta andando questa serata? L'anno scorso eravamo qui, stessi schermi, stessa serata, stesse persone, quest'anno com'è? Trovi qualcosa di diverso? No, super giù, dai, è come l'anno scorso, c'è voglia di festeggiare, voglia di stare insieme ai giocatori del Perugia, quindi questo per noi è un incentivo per far sempre più bene, quindi sicuramente queste cene sono una cosa positiva e fanno bene. Senti, il calore della gente vedo che stasera c'è, quindi a parte qualcosa che non è andato bene magari all'inizio, un po' anche nelle ultime giornate, però devo dire che insomma forse con stasera riusciamo a superare un po' questi ostacoli, sembra che tutto stia andando per il meglio, per il verso giusto. No, ma nel calcio credo che gli alti e bassi siano normali, però noi sappiamo che la voglia che il tifoso ha verso la squadra del Perugia è grande, quindi non è che ci preoccupiamo, sappiamo quanto calore c'è intorno a noi, sappiamo anche che siamo noi che dobbiamo alimentarlo ancora di più, perché solo con le nostre vittorie insomma si può avere più gente allo stadio, quindi credo che sia anche giusto questo, quindi la squadra può fare tanto e quindi deve rispettare il proprio valore. Nelle ultime gare ti abbiamo visto molto bene fisicamente, poi qualche piccolo problema, speriamo di vederti di nuovo in campo come le ultime prestazioni. Sì, ho avuto un piccolo problema che mi ha fatto saltare Sorrento, però sono quasi sempre allenato, quindi diciamo che fisicamente sto bene, quindi quando verrò chiamato in causa cercherò di dare sempre il massimo. Un augurio ai tifosi del Perugia. Sì, tanti, tanti auguri, buon Natale, un sereno Natale soprattutto a tutti i tifosi del Perugia. Allora, Alessio Moneti, come sta andando questa serata?
Bene, bene, come mi aspettavo, lo stesso colore dell'anno passato, anche se i risultati sono un po' diversi, però fa sempre piacere accogliere questo calore dai tifosi perugini. Infatti tu c'eri anche lo scorso anno, quindi magari potrai notare se c'è stato qualcosa di diverso, in meglio o in peggio in questa serata. Io credo che più o meno è simile, no? Come no, lo scorso anno. Assolutamente, lo stesso calore e lo stesso tifo che ci aspettavamo, e di questo noi siamo veramente contenti. Senti, per questo proseguo della stagione, insomma, cosa si prevede? Ma sicuramente di fare meglio e di sbagliare meno. Comunque noi ci metteremo sempre il massimo impegno, perché Perugia si merita piazze assolutamente migliori di quella in cui sta competendo adesso. Senti, secondo te il periodo difficile l'abbiamo lasciato alle spalle? Io me lo auguro, perché come ha detto anche mio padre, siamo una grande squadra, il tutto è dimostrarlo in campo. Infatti stasera diceva anche Massimiliano Santopadre, il presidente, che tuo padre non c'è per questioni lavorative, che però portava il saluto, magari non so se vuoi anche, insomma, dircelo tu. Sì, sì, mio padre non è potuto venire per motivi di lavoro, ma augura un buon Natale a tutti i tifosi del Perugia e un felice anno nuovo. E anche tu, no? Un augurio per i tifosi del Perugia, lo facciamo. Tanti auguri a tutti e buone feste. Grazie Alessio. Allora Matteo Oliviero, un gran piacere vederti qui e poterti intervistare questa sera. Ci eravamo lasciati quando ancora non ti era successo quel brutto incidente, ma adesso è tutto superato, noi siamo i primi ad essere contenti, naturalmente il primo sei tu, però anche noi veramente, così come tutti i tifosi del Perugia. Sì, mi auguro di continuare sulla strada che avevamo preso all'inizio, perché era la strada giusta. Ora sicuramente ci sarà un periodo in cui mi dovrò riadattare al ritmo partita, queste cose qui, però l'impegno da parte mia ci sarà al 200%, quindi sarà certo un problema. Comunque hai fatto passi da gigante, perché hai giocato uno scampolo di partita in Coppa Italia contro il Lecce, poi con la Berretti oltre un'ora, ero presente quindi lo testimonio, hai giocato anche bene, quindi credo che insomma ti stai rimettendo molto bene in forma. Sì, mi sto rimettendo molto bene in forma, però bisogna non accontentarsi mai, perché so che ancora non sono ancora io e posso dare molto di più, e quindi mi impegno per raggiungere il mio massimo livello e se non andare oltre. Senti, ultimamente la Juventus che ti ha detto quando insomma avranno saputo che sei tornato in campo, no? Certo, ho avuto un paio di chiamate, mi hanno fatto piacere. E come al solito fanno sempre bene queste piccole chiamate, che comunque danno conforto, mi incitano a continuare così e a darci dentro ancora di più. Tra l'altro io vorrei far notare una cosa: quando c'è stato l'infortunio tuo contro il Pisa, il Perugia ha avuto un calo, appena tu ti sei risentito bene Perugia è tornato a volare in alto. Non so se è una coincidenza, magari è solo un caso, però chissà. Io credo sia un caso, però sicuramente mi fa piacere, perché magari porto anche solo fortuna, quindi già questo è una cosa importante, da una buona dose di fortuna ci vuole sempre. In questi tempi non è poco. Allora dai, facciamo un augurio a tutti i tifosi del Perugia per un buon Certamente. Natale. Buon augurio a tutti i tifosi del Perugia, speriamo di continuare meglio e proseguire nell'anno seguente, andando a raggiungere gli obiettivi importanti, però sempre partita dopo partita. E adesso una coppiata vincente, Ilvano Ercoli e Julien Rantier. Allora, adesso si è aggiunto anche Koprivec, vabbè, quindi è un tris, ok, perfetto. Allora, intanto a Ilvano, come sta andando la serata, Ilvano? Benissimo, una magnifica serata. L'ideale per scambiarci auguri di Natale con i tifosi. Tu che sei una delle figure storiche del Perugia, come la vedi quest'annata? Ti offendo dicendo che sei storica come figura? Dicendo, mi dici che sono vecchio, ma non no, è vero. Un evergreen. No, la stagione ancora è in piena, siamo in piena corsa. La partita fondamentale è domenica a Prato, e con invito tutti i tifosi a seguire la squadra a Prato, perché se vinciamo a Prato possiamo veramente divertirci. Bravo, grazie. Bravo, Ilvano! Auguri a tutti. Allora,
Sono cambiati i protagonisti. Allora, è rimasto il nostro messier Julien Rentier, però abbiamo Koprivec che si è raggiunto alla fine e adesso c'è anche Ciofani. Allora ragazzi, uno per uno, come sta andando questa serata? Chi vuole cominciare? Benissimo, direi che è un ambiente meraviglioso. Speriamo di portare altri tre punti domenica e niente, dobbiamo ringraziare tutti perché veramente ci hanno fatto sentire come a casa. Per voi è il primo anno che state a questa festa, alcuni dei vostri compagni già l'avevano vissuta, datemi un vostro pensiero su questa serata. È veramente bella, peccato che non abbiamo finito la tombola perché a me mancavano solo due numeri. Cosa hai detto? Niente, no, sto scherzando. Comunque sì, veramente bellissima serata. Speriamo di passare un bellissimo Natale con due vittorie. Adesso diamo la parola anche a Ciofani. No, una serata stupenda e un ambiente bello, sensazioni molto positive. Molto bello. E sono quelle sensazioni che se le trasportiamo in campo possiamo fare due vittorie. Infatti è proprio questo che volevo dirvi, cioè non so se vi rendete conto del calore che riesce a trasmettervi la gente di Perugia. E quando si vince lo trasmette ancora di più. Stasera comunque è una grande testimonianza, credo. Sì, sì, no, è vero. Veramente si vede il calore. Meno male che abbiamo vinto domenica, si vede pure questo. Però va bene, speriamo di vincere altre due partite che così l'entusiasmo cresce ancora di più. Sono d'accordo con Jan, ha detto tutto. E poi Jan era uno dei più contesi perché è il più bello della squadra, quindi era conteso tra foto. perché vuol dire che anche per lei sei il più bello della squadra, tutto qua. Io sono imparziale. Ok, ci ha abbandonato, sono rimaste le due colonne, i due giganti rispetto a me. Comunque ragazzi, un augurio ai tifosi del Perugia, dai, facciamoglielo. Tanti auguri di buon Natale, con la speranza di vivere queste feste con due vittorie, quindi positivo. Mi aggiungo a Ciofani, sempre forza Grifo.